Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi diamo il via a un nuovo format, ovvero ai Let's Play incentrati sul retro gaming. L'obiettivo di questa serie è quello di far conoscere o riscoprire i giochi del passato che in un modo o nell'altro hanno fatto la storia del medium videoludico. Quando possibile proverò a restituire il feeling autentico catturando il gameplay da hardware originale e non da emulatore. E oggi iniziamo proprio con un capolavoro in 4 terzi catturato direttamente dallo storico cubetto della Nintendo. Sto parlando di Eternal Darkness di Silicon Knights, survival horror del 2001 che reinventò un po' il genere e allo stesso tempo introdusse delle idee rivoluzionarie mai più utilizzate così bene come all'interno di questo gioco. Vi dico da subito che questa non è una blind run perché il titolo l'ho giocato e finito a suo tempo, quindi stiamo parlando di qualcosa come 15 anni fa. Insomma, vi traghetterò in questo viaggio nella follia, riscoprendo insieme a voi un titolo che segnò profondamente la mia infanzia e cercando di capire se i suoi punti di forza lo abbiano reso un titolo immortale oppure se il peso degli anni ne abbia drasticamente ridotto la godibilità. Io sono il Poro Michele e benvenuti in Eternal Darkness. Flesh. Bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago, before time, before humanity. I am Dr. Edward Roivas. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roivas family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia, ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. Questa è una delle introduzioni più fighe che io abbia mai visto, perché dopo questo filmato molto inquietante ci ritroviamo subito all'interno dell'azione e bisogna sopravvivere. Soltanto che non ci viene spiegato nulla, quindi o si conoscono i comandi o siamo destinati a perire, ma in realtà siamo destinati comunque al fallimento perché non si può scappare da questa sequenza. Hello? Miss Alexandra Roivas? Yeah, who's this? This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Seven, 56 at this time.
Ah, Miss Roivas. I'm pleased to meet you. I trust you had a pleasant trip? Yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. This way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Miss Roivas, is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. I don't understand. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What is wrong with you? I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. None of this makes sense. There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force used here. I have never seen anything like this in my 20 years on the force. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Ugh, we don't have a single clue. Well, you better find out who did this. I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. E siamo pronti ad iniziare il gioco con il più classico degli incipit del survival horror, ovvero il nostro personaggio da solo in una casa abbandonata, dove tra l'altro è stato appena commesso un omicidio abbastanza truculento, e andremo a vedere che questo incipit, poi, che è appunto il più classico dei survival horror, verrà subito preso e stravolto da Eternal Darkness. Le similitudini con Resident Evil, ad esempio, sono anche nel sistema di controlli, anche se è tutto un po' più fluido rispetto al capostipite del genere. Infatti non ci sono i fondali pre-renderizzati, ma delle inquadrature che seguono i movimenti del giocatore, ma non sono libere. Si può interagire con una grande varietà di oggetti, e interagendo con il tasto B si apre la descrizione di ciò che andiamo a perlustrare, e con alcuni oggetti si può anche interagire arrivando alla fine della descrizione. In questo caso, per esempio, possiamo recuperare la chiave di un comò da questo orologio da tavolo. Queste interazioni sono molto statiche e si basano sulla lettura di testo, e anche se sono appunto così immobili, aumentano parecchio l'immedesimazione, che è fatta principalmente in queste fasi di gioco dove controlliamo Alex dall'esplorazione. Vediamo che questo è un altro degli stilemi classici dei videogiochi, che è la presenza di enigmi ambientali che precludono l'esplorazione. Se vogliamo, non è tanto da survival horror, ma più da Metroidvania. Notiamo il tocco di classe del finto flare del riflesso del sole all'interno della telecamera. Comunque, i movimenti sono sì un po' goffi, ma funzionali. Siamo anni luce lontani dai tank control dei survival horror più classici. E devo dire che tutto quanto, soprattutto i movimenti di telecamere, contribuisce a creare questo senso di spaesatezza. Tutto quanto trasmette inquietudine, dalle inquadrature che seguono il giocatore fino anche alla musica fatta soltanto di sussurri e ticchetti, e le interazioni a loro volta aumentano molto la sensazione di disagio che si prova nell'essere soli. C'è insomma questo compromesso tra staticità e libera esplorazione che, seppur limitato, secondo me funziona. E non è detto che l'esplorazione sia fine a se stessa, perché ad esempio attraverso questa interazione possiamo ricevere un indizio che ci aiuterà nettamente a risolvere un futuro enigma. C'è questo numero 333 che continua a tornare in continuazione, poi vedremo perché. E
E se non fosse abbastanza chiaro, qui ci vengono spiattellate in modo palese tutte quante le ispirazioni che sono state utilizzate come punti cardine durante la creazione del gioco, e vediamo nomi come Poe, Lovecraft, Blake, insomma tutta l'inquietudine occidentale riversata in un unico prodotto. Ed è in questo soprattutto che si differenzia da un Resident Evil più classico, o comunque dall'horror di stampo giapponese. L'orrore raccontato da Eternal Darkness è l'orrore cosmico di H.P. Lovecraft, quindi i racconti del Necronomicon, di Cthulhu. Sono queste le basi su cui si fonda la paura di Eternal Darkness. Ed eccoci poi arrivati finalmente al primo enigma non enigma, che consiste nell'interazione con questo orologio. E indovinate un po' che numero andremo a mettere. Esattamente, 333. Questi enigmi non sono difficili da risolvere, non sono neanche delle sfide, non richiedono una particolare abilità o ingegno. Sono semplicemente dei trucchi per ricordare al giocatore che è attivo e non farlo sentire eccessivamente passivo, come se stesse guardando un film. Ed eccoci finalmente arrivati al device principale del gioco, al tomo dell'oscurità. Al tomo maledetto presente nello studio. E vediamo che qua è pieno di artefatti con cui si può interagire, di cui è interessante leggere la descrizione, e fossi in voi me le segnerei bene. Un abominevole disegno che raffigura un cumulo di corpi umani, uno fuso all'altro. Quale mente disturbata può aver realizzato questo disegno? Seppure disgustoso, l'immagine è definita fin nel più trascurabile dettaglio. La precisa anatomia di ossa fratturate e la sinuosità di costole e spine dorsali la rendono incomprensibilmente attraente. Descrizione pazzesca. Segnatevele, dicevo, perché... la cosa bella di questo gioco è che nulla è lasciato al caso e tutto quanto ha un significato. Ecco la nostra prima arma. Un gladio. Nome stranamente latino. Per indicare la spada, intanto accediamo al menu, è abbastanza semplice, e anche qua è un retaggio di giochi molto vecchi, molto vecchio, comunque appartenenti al passato. Per equipaggiare le armi o utilizzare gli oggetti bisogna accedere al menu. Non ci sono ruote di selezione né quick access a dei menu rapidi, ma bisogna ogni volta mettere in pausa il gioco. Per molti può essere un punto a sfavore, ma è così. I giochi funzionavano così. Se vi ricordate i primi Resident Evil, ma anche i Devil May Cry, per cambiare arma bisognava mettere pausa. Quindi siamo pronti a leggere il libro. I had no knowledge of what was to come, nor did I care. How the knowledge changed me, it will also change you. As you read this, you will come to learn fear as I have. You too will come to understand, or you will perish. To think that once I could not see beyond the veil of our reality. To see those who dwell behind. My life now has purpose, for I have learned the frailty of flesh and bone. I was once a fool. Viris quies candem est? Viris conservandae? Facusatis aquae sumat, et animus eorum conferma. Pubna huis, dia sit modo prima multarum, si ingeptum conficiamus. Quam primum, Centurio Augustus. Wallo rest. I would like to compliment you once more on your battle tactics. Our enemies did not have a chance. Do you believe that it really exists, Centurion? I do not doubt our Emperor's beliefs, or his orders. But if we are to retrieve the artifact, then we must be strong. And patient. Come to us, Pius Augustus.
Il doppiaggio è fuori di questo mondo, è pazzesco per l'epoca in cui uscì, e la cosa che mi ha fatto sempre impazzire è il fatto che all'inizio i soldati parlino in latino, perché appartengono appunto ad un'altra era ed è contestuale il fatto che non parlino inglese, ma ascoltandoli poi c'è una sorta di sovrapposizione e la lingua si trasforma e diventa comprensibile al giocatore. Questo è un vero tocco di classe. Inoltre abbiamo capito che il libro funge da connessione tra vari personaggi. È il device narrativo utilizzato per saltare di palo in frasca da un contesto all'altro, evidentemente scollegati tra di loro in un rapporto temporale di spazio, ma come andremo a vedere poi legati da una storia comune che è proprio quella raccontata all'interno del libro, che è una trovata narrativa secondo me molto interessante e geniale. Ci troviamo qui di fronte al primo combattimento. Tra l'altro, chissà se avete riconosciuto quella spada, quel gladio anzi, e vediamo Pius, come lo chiamano gli americani, gli anglofoni, che si approccia verso il primo nemico. E qui abbiamo il sistema di combattimento. Con il grilletto R blocchiamo il personaggio e possiamo decidere dove puntare l'attacco. Muovendo a quel punto lo stick analogico sinistro, non muoveremo più il personaggio, ma andremo a scorrere la selezione di quale parte del corpo attaccare. E vedremo che nella sua semplicità il combattimento è riuscito, perché si possono danneggiare diversi punti dei nemici e procurargli degli handicap in base alle parti che andiamo a colpire. Ad esempio questi teschi, quando li attacchiamo sulla testa e gliela facciamo saltare, li rendiamo ciechi e quindi inizieranno a non seguire più il nostro personaggio ma attaccare a caso. E in più ci sono anche le finisher che si seguono con B. Qui raccogliamo un oggetto che è un blocco di granito con una incisione rossa sopra e una sorta di runa, o runa rossa. Bellissimi tra l'altro gli effetti particellari del fuoco, che denotano una grande cura grafica, anche se il gioco per l'epoca era molto bello, ma allo stesso tempo presentava delle imperfezioni. Questo perché il gioco all'inizio era previsto per Nintendo 64, poi ci furono vari casini nello sviluppo, alla fine il gioco uscì per GameCube, portandosi appresso un po' il fatto che era stato sviluppato per una console di generazione precedente. Ma nonostante questo, il lavoro fatto dai ragazzi di Silicon Knights è più che egregio e la grafica funziona, anche se è una di quelle grafiche che vince per la direzione artistica, se la prendi nel suo complesso. Se inizi ad analizzare singolarmente tutti i vari aspetti, ti rendi conto che ci sono delle magagne e non tutto funziona alla grandissima. Sicuramente l'insieme è molto più potente delle singole parti. Continuiamo l'esplorazione. Come dicevo, si possono menomare i nemici. Gli altri handicap che si possono procurare, ad esempio, è che si staccano le braccia. Ora in questo caso sto procedendo a mozzare più teste possibili per rendere tutti quanti i nemici immobili e ciechi. Se si staccano le braccia non saranno più in grado di attaccare. In queste prime fasi il gioco è estremamente semplice, perché comunque questo qua è ancora un capitolo introduttivo. Abbiamo sbloccato il 10% delle effettive potenzialità del gioco. Qui prendiamo l'ennesimo blocco con una runa colorata sopra e finiamo di ammazzare tutti questi maledetti non morti. Vi faccio notare ancora una volta le scelte registiche degne di nota, soprattutto ogni tanto partono i cambi di inquadratura per le finisher, e qui c'è uno dei grandissimi problemi, è che è associato tutto quanto ad un solo tasto, le interazioni sono tutte quante lo stesso tasto, e per esempio qua provo a fare una finisher ma continua ad aprire la porta. Tra l'altro, rispetto alla generazione precedente, finalmente la potenza di calcolo è aumentata e per cambiare da un'area all'altra non c'è più bisogno di caricamenti interminabili nascosti da delle cutscene di porte che si aprono. Ogni riferimento è puramente casuale e non ho assolutamente fatto il nome di Resident Evil, ma visto che ci sono lo faccio. E questa non è tanto una qualità del gioco, ma più che altro del fatto che ci troviamo di fronte a delle macchine molto più potenti. Continua la regia assurda con questa
Penso che il 90% dell'orrore di questo gioco sia dettato da quello che il gioco decide di non farci vedere tramite l'inquadratura. Per esempio, là che camminavamo verso la telecamera che si spostava seguendo il nostro passo. Dovreste iniziare a prendere in considerazione anche queste scelte registiche come parte fondamentale dell'esperienza ludica. Infatti, non vanno viste per forza come delle limitazioni, ma appunto come delle scelte registiche e cinematografiche. E finita la carneficina fatta di colpi di grazia, possiamo finalmente prendere il quarto blocco, questa volta viola, e sempre con un disegno runico diverso sopra, e risolvere questo semplice enigma ambientale dove vanno associati i vari blocchi di marmo che abbiamo preso fino adesso nei rispettivi incavi nel muro. Sono enigmi appunto che si risolvono da sé. Forse la cosa più difficile è che va aperto ogni volta il menu e utilizzato l'oggetto giusto. Ma non ci sbaglieremo e andremo avanti. E l'aver azzeccato tutti e quattro i blocchi di marmo ci consente l'accesso alla porta prima bloccata. Prima di proseguire un bel giro di campo per festeggiare la vittoria e la risoluzione di questo rompicapo veramente impossibile, e proseguiamo nel corso dell'avventura. Ci troviamo ora di fronte a una parte molto buffa perché questo appunto dicevo è un capitolo introduttivo e questo è sostanzialmente il tutorial sul combattimento, cosa che però abbiamo già intuito più o meno dal primo scontro, anzi proprio dall'introduzione, prima ancora che il gioco iniziasse. Sostanzialmente qua per procedere vanno eliminate tutte quante le parti del corpo di questa statua, tra l'altro in modo abbastanza inquietante la statua raffigura Pius. Il personaggio che stiamo comandando in questo momento, che fossi stato in lui mi avrebbe abbastanza spaventato. Continuano i mostri e continuano i combattimenti nei cunicoli, con questi suoni di spada che sbattono ovunque e soprattutto continuano i miei ritornare indietro senza farlo apposta, perché è tutto fatto un po' a cacchio di cane, ed essendo appunto un capitolo introduttivo, il livello di sfida è piuttosto basso. Ma in realtà rimarrà così un po' per tutto il gioco. Anche se appunto la particolarità del gameplay, sebbene il sistema di combattimento sia interessante, non risiede in esso. La peculiarità per cui è ricordato Eternal Darkness è un'altra. Ma ancora non l'abbiamo sbloccata perché questo tutorial si sta concentrando su altri aspetti. E ci troviamo di fronte alla scelta che condizionerà tutta l'avventura, ovvero la scelta dell'allineamento di Pius. Ci sono tre rune, associate a tre colori e a tre divinità differenti. La scelta adesso da fare è abbastanza a caso, a simpatia, perché non vengono detti i criteri di scelta.
Andando avanti si scoprirà che queste tre divinità interagiscono in un sistema molto simile a sasso carta forbice, ma per ora non possiamo saperlo e va fatta simpatia. Però vi dico che per ottenere il vero finale del gioco, il gioco va giocato tre volte e ogni volta scegliendo una runa diversa. Poi nel corso dell'avventura vi spiegherò perché. In questo caso noi scegliamo la prima, la rossa, e vi preannuncio che questo filmato da piccolo mi impressionò tantissimo, anche perché era una sorta di video promozionale della console. Me lo ricordo in qualche pubblicità, insomma. Eons have passed since then, and I have learned much. Chaturga's power filled me, invigorating my dead body. With a touch, I could level buildings, rend the ground asunder, and channel power such as mortal men could only dream. Face me, and you shall surely perish. E iniziamo a capire che Pius non è proprio un personaggio positivo, non è un pezzo di pane, e anzi abbiamo appena assistito al racconto della sua rinascita come araldo di una divinità maligna. Per questo primo episodio direi che è tutto. La natura del gioco si presta molto alla suddivisione in capitoli, perché a ogni pagina del libro corrisponde il racconto di un personaggio e il dipanarsi della storia all'interno del libro stesso. La casa servirà appunto per recuperare i vari capitoli. Il primo si trova molto semplicemente nella stanza dello zio di Alex. Prenderlo e leggerlo ci garantirà accesso al prossimo episodio, ma per questo ci sarà il prossimo video. Io sono Poro Michele e vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto e mi auguro di rivederci presto, sempre su Eternal Darkness. Ciao!